Signori, bentornati in questo nuovo video. Vi ho visti belli interessati in queste ultime settimane riguardo ad alcuni titoli su mobile che stanno per uscire. Uno è Apex Mobile, a cui ho già giocato, e l'altro, grandissima novità, Rainbow Six Mobile, quello originale, raga, di Ubisoft. Annunciato settimana scorsa ormai. Oggi un altro video con un'altra news bombetta che potrebbe interessarvi. Un bel mi piace. Ragazzi, partiamo subitissimo e vediamo un attimo se ci sono novità per Rainbow Six Mobile, visto che so che vi interessa. Parliamo, signori, di Valorant Mobile. Signori, Valorant Mobile è partito ufficialmente in Cina. Attenzione, in Cina, con una versione beta solamente, ragazzi, in Cina. E questo è un piccolo spoiler che adesso vi faccio vedere, perché è un video in realtà che è stato leakato, che è stato in qualche modo svelato in giro. Ma prima di fare, ragazzi, farvi vedere questa roba di Valorant, poi ditemi alla fine del video se vi piace, sappiate che Rainbow Six ha annunciato su Discord l'arrivo dell'alpha test, in cui, ragazzi, ci saranno pochi paesi, poche regioni come sempre, e ci sarà un numero limitato di persone. Se non l'avete ancora fatto, raga, rainbowsixmobile.com, pre-registratevi se volete essere tra i primi a provare il gioco, perché potrebbero non esserci più posti disponibili. Quindi vi consiglio assolutamente di farlo. Vi lascio il link qua sotto. Il Valorant Mobile, e ringrazio Hiroki che me lo ha fatto sapere su Telegram, raga, Valorant Mobile, abbiamo la beta in Cina. E questo, signori, è il prodotto. Non è ancora la versione finale, attenzione. Però la cosa interessante, raga, che si parla di una beta. E solitamente la beta, come sapete, è la fase successiva all'alpha test, quella in cui solitamente i giocatori giocano al titolo per aiutare gli sviluppatori a trovare bug, a scovare, insomma, problemi del gioco prima del rilascio. E come sapete, prima del rilascio ufficiale c'è sempre la fase chiamata beta, ed è quella in cui è attualmente Valorant. Quindi in realtà, ragazzuoli, quella che state guardando adesso, questa potrebbe essere vicina, o meglio, potrebbe essere vicina alla versione finale del gioco. Abbiamo visto Apex Mobile, abbiamo visto Rainbow Six Mobile, quelli originali, abbiamo visto Battlefield Mobile qualcosina tipo 2-3 mesi fa, e ragazzi, questo è Valorant Mobile. Ovviamente si presenta come il PC, come gli altri titoli alla fine. Avete visto che ho giocato ad Apex in un video precedente, che tra l'altro ha fatto più di 10.000 visualizzazioni, così come anche quello di Rainbow, e mi piace un sacco questa cosa. Sono sempre giochi che assomigliano molto alla versione PC. Andiamo direttamente alla parte gameplay, a parte quindi l'HUD, come avete visto, in cui si presentano bene o male come quelli da PC, ok? Io, ragazzi, Valorant su computer ci ho giocato veramente pochissimo, quindi non so benissimo com'è la meccanica di questo gioco, ma bene o male, comunque, anche qui non ci ha giocato tanto, sa come funziona, ok? Raga, mi sembra la versione PC messa su smartphone e tablet. E qui ancora una volta, raga, vi faccio vedere l'immagine ufficiale di Rainbow Six Mobile, quello ufficiale di Ubisoft, che non vedo l'ora che esca. E ovviamente, raga, inutile dirvelo, ovviamente in prima posizione tra i top giochi che sto aspettando di più al momento, anche più di Clash Heroes, pensate un po', raga, ho ovviamente Rainbow Six Mobile. Ragazzi, Valorant, eccolo qua, un altro gameplay stavolta da YouTube, raga. Guardate quanto è simile alla versione per PC. Che diamine di figata. Eccolo qua. Quindi, come su altri giochi, si può mettere l'HUD con la trasparenza a zero dei bottoni. Quindi per mirare, per saltare, per sparare, per fare tutto quanto. Raga, bellissimo. Abilità come su Valorant. I personaggi mi sembra siano gli stessi, identici di Valorant per PC. E quindi, ragazzi, mancava solo Valorant. Attenzione, una cosa però importantissima. Raga, non scaricate APK di Valorant Mobile in giro, perché sono tutti scam. Non esiste una pick up ufficiale di Valorant Mobile, né su TapTap, né su tantissimi siti che ci sono la pick, quindi di terzi riguardo ai giochi mobile non lo fate. Attenzione, vi confermo che non c'è nessun game di Valorant Mobile in giro scaricabile al momento. C'è solo la pre-registrazione su TapTap, che è, come sapete, lo store di applicazioni e giochi cinesi, in cui all'interno trovate solo, ragazzi, la pre-registrazione. Quindi occhio, perché tutto il resto è scam e sono solo dei virus, sono solo dei malware che vi vanno a rovinare i vostri dispositivi, sia iPhone, ragazzi, sia telefoni, soprattutto Android, in cui sappiamo che è un sistema operativo a sorgente aperta, quindi è ancora più vulnerabile magari rispetto ad un Apple, ok? Detto questo, signori, io aspetto Valorant Mobile a sto punto. Anche questo gioco ovviamente in top abbiamo Rainbow Six. Il secondo gioco che sto più aspettando, raga, vi dico, non so se sarà Apex Mobile. Come sapete, al momento c'è solo in alcuni paesi e bisogna giocare con il VPN, come sapete. Non c'è ancora in Italia, ma se va tutto bene questo mese o il prossimo dovrebbe uscire globalmente, raga, quindi tanta roba. Ma ricordatevi una cosa, raga, che Rainbow
purtroppo sarà invece in alpha test, quindi sarà ancora la fase iniziale, diciamo. Dopo ci sarà la beta e poi il lancio globale. Quindi penso che Valorant Mobile possa effettivamente essere un titolo che uscirà prima di Rainbow e che possa quindi arrivare al lancio globale, visto che è già in una versione beta. Grazie per la visione, signori. Ditemi cosa ne pensate di questo game, se avete mai giocato a Valorant su PC, se giocherete alla versione mobile, se vi ispira come titolo, quindi traslato su smartphone, qua con un bel commentino. Altre news grosse, soprattutto di Rainbow, le saprete, raga, per primi qui sul mio canale a livello quindi italiano. E grazie per la visione. Vi lascio il link qua, qui, nei video precedenti. Ciao!